Salve, eccoci ad una nuova puntata di Scratchpedia, la rubrica di tutorial per approfondire l'affascinante mondo di Scratch. Oggi vediamo come condividere un progetto e soprattutto come caricarlo in una galleria. Quindi passiamo alla creazione di un progetto da zero e facciamone uno molto velocemente. Prendiamo, non so, abbiamo lo sprite gatto e gli facciamo fare ad esempio di raggiungere una posizione a caso e modificare il proprio colore, ad esempio, e ripetiamo questa cosa ogni, non so, decimo di secondo, un ventesimo di secondo per sempre. E ovviamente ci mettiamo la nostra quando si clicca sulla bandierina. Ecco, questo è il nostro codice, vediamo un po'. Se lo andiamo a eseguire, cosa accade? Vediamo che il gatto va in tutte le posizioni dello schermo e cambia costantemente, continuamente colore. Ora, per prima cosa dobbiamo dare un nome al nostro progetto, quindi lo chiamiamo, non so, Gatto Pazzo, così tanto per dargli un nome. Ora, il progetto ha un nome, ma a questo punto noi abbiamo qui la possibilità di condividerlo, ossia dal momento in cui lo condividiamo, tutti lo possono trovare, commentare e remixare. Possiamo condividerlo da qui dentro, questo tastino in alto, oppure dalla pagina del progetto. Il progetto, diciamo, il sistema ci dice che non è condiviso e che quindi per il momento lo può vedere solo chi lo ha creato. Quindi possiamo fare condividere anche da qui. A questo punto lo condividiamo e da questo momento tutti lo possono rintracciare e lo possono utilizzare, remixare, lasciare dei commenti e così via. Il passo adesso successivo è quello di metterlo in una galleria. Allora, probabilmente queste gallerie o ce le abbiamo tra le nostre preferite o comunque facciamo conto che ci è arrivata per email, quindi abbiamo il link alla galleria che ci è arrivata ad esempio per email, oppure lo troviamo da qualche parte sulla rete. E la cosa migliore da fare è aprirsi una nuova scheda qui nel browser e incollare il link che ci hanno mandato della galleria. In questo caso la galleria è prova e io appena sono all'interno di una galleria, come vedete, se è stato abilitata l'aggiunta dei progetti, posso fare qui aggiungi progetti. Appena io clicco su aggiungi progetti, mi si apre una finestrella con tutti i miei ultimi progetti. Quindi, ad esempio, ecco qui sotto in basso Gatto Pazzo e posso fare add e automaticamente questo progetto sarà aggiunto. Vedete, è apparso qui nella galleria che mi hanno mandato. Posso fare la stessa cosa prendendo il link del mio progetto, che nella pagina del progetto è praticamente l'indirizzo che trovate qui in alto, copiarlo e metterlo direttamente qui, aggiungi tramite URL. Quindi potrei fare la stessa cosa qui e aggiungerlo facendo clic tramite URL. Ora non lo faccio perché c'è già qui dentro. Quindi, come vedete, è molto semplice ed è ovviamente importante condividere i propri progetti e soprattutto metterli nelle gallerie che magari stiamo condividendo con la scuola oppure con gli amici. Quindi per il momento questo progetto per questo tutorial è tutto e ci vediamo al prossimo tutorial.